La sua vita si è interrotta prematuramente, ma la sua memoria e il suo insegnamento vivranno per sempre nei ricordi di chi lo ha amato ed ora anche attraverso la targa commemorativa che l'azienda sociosanitaria territoriale di Valtellina Alto Lario ha deciso di esporre all'ingresso del nuovo blocco operatorio dell'ospedale di Sondrio, a lui intitolato. Stiamo parlando del dottor Luigi Malatesta, stimato e dinamico medico anestesista rianimatore, strappato prematuramente alla vita a soli 45 anni da un male incurabile il 7 marzo scorso. Colleghi, amici e parenti hanno preso parte alla cerimonia svoltasi in onore dell'apprezzato professionista che aveva ereditato la sua passione come medico, anestesista e rianimatore dal papà Enrico e che purtroppo con la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Era un bravo medico e una bravissima persona, un uomo buono, dedicato al suo lavoro e innamorato di suo figlio. Cosa rappresenta in particolare per lei, che era un amico fraterno, questa intitolazione che lei ha voluto fortemente? Lui si è inserito nel nostro ospedale con un'umiltà ma una grande capacità sia professionale che umana e ci ha insegnato tante cose. Presenti alla cerimonia la mamma del dottor Luigi Malatesta, Reseda, e la sorella Maria Angela, accanto il figlio Enrico e la mamma Clara. Gli voglio dire solo grazie ed è un onore per noi, ma per Luigi principalmente, perché in questa città è stato accolto ed è stato amato da tutti quanti ed è diventato quello che è, grazie anche a tutte le persone di questa città, dell'ospedale, ai pazienti. Lui era una persona adorabile con i pazienti, quindi credo che l'abbiano amato per questo motivo. Dopo la benedizione da parte del nuovo arciprete di Sondrio, Don Cristian Bricola, accanto al cappellano dell'ospedale Don Ferruccio Citterio, tanti pensieri espressi in memoria di un medico eroe nel quotidiano. Un riconoscimento del fatto che eroi al giorno d'oggi non sono soltanto coloro che fanno delle gesta eccezionali, ma che sono persone che sono fedeli fino in fondo alla loro missione, cioè un medico che si è scelto di fare il medico, di fare l'anestesista, che lo fa benissimo e che continua a farlo fino all'ultimo, è una persona, come dire, che ha quello che potremmo chiamare l'eroismo della quotidianità.